bene, allora terminiamo l'esercizio che abbiamo iniziato la volta scorsa, quello relativo al laboratorio A12. Se ricordiamo, la volta scorsa abbiamo completato il diagramma delle classi, o perlomeno per quanto ci sembrava completo, poi scopriremo se mancherà qualcosa man mano che andremo avanti. E abbiamo cominciato a pensare a come organizzare il diagramma delle attività. Il diagramma delle attività abbiamo detto ce ne sarà uno abbastanza scollegato dal resto, perché non si deve sincronizzare in nessun modo, in cui il medico fornisce le proprie disponibilità caricandole nel sistema, e poi c'è la parte di inserimento di una richiesta da parte del paziente o da parte dell'addetto che in qualche modo agisce invece del paziente. E poi c'è la parte che in questo esercizio in realtà sarà la più complicata, quella in cui un paziente che ha già un appuntamento decide di cancellarlo, quindi scatena tutta quella, diciamo così, riprenotazione o riempimento dello slot a cascata, pescando la lista d'attesa e così via. Già l'altra volta avevamo iniziato a vedere il processo di richiesta da parte di un paziente, avevamo ragionato sul fatto di come poter, diciamo così, contemplare in un unico diagramma le due possibilità, no? Avevamo già risolto la parte iniziale, e l'addetto o il paziente inserisce, siamo arrivati al punto in cui il paziente inserisce la propria richiesta, indica la propria specialità, indica fino a tre ipotesi alternative in termini di giorno e data, e indica eventualmente se vi sia la condizione di urgenza oppure meno. A questo punto cosa succede? Andiamo, ripassiamo cosa dice il testo. Il sistema fa delle cose, ma poi alla fine assegna automaticamente la miglior fascia oraria compatibile con la richiesta del paziente. Quindi questo significa che il sistema innanzitutto analizza la richiesta che ha ricevuto e la confronta con la disponibilità. E può uscire con due scelte possibili. Da un lato ha trovato una coincidenza, una disponibilità, e quindi la comunica al paziente e finisce lì, oppure si accorge che non c'è disponibilità. Allora, in quel caso, deve il sistema prevedere di proporre fino a tre alternative diverse. Ok? Quindi, dal punto di vista del paziente, o dal punto di vista del processo, scusate, dopo che l'addetto ha fornito le sue informazioni, sarà il sistema a questo punto che deve elaborarle. Quindi sistema elabora o confronta le disponibilità, le si chiamavano ipotesi, quindi usiamo gli stessi nomi, le ipotesi, con le disponibilità presenti dei medici. E l'esito di questo confronto può essere positivo oppure negativo. Quindi a un certo punto avremo una scelta che ci dice che se una delle ipotesi è disponibile, il sistema la assegna e la comunica all'utente. Quindi l'utente, il paziente, visualizza l'appuntamento assegnato, a lui assegnato. Questo nel caso in cui, dicevamo, facciamo uscire da un lato, è più carino da vedere, nel caso in cui il sistema confronta l'ipotesi disponibilità trovata. Quindi ha trovato che almeno una delle tre ipotesi era compatibile con la disponibilità dei medici e sceglie quella che il testo dice, una frase sibillina, la miglior fascia oraria compatibile. Cosa voglia dire migliore? Non lo sappiamo. Se è migliore per l'utente, cioè la prima che ha indicato, oppure migliora per i medici perché riempiono meglio i buchi. Non ci interessa, quello sostanziale è che io, il paziente ha fornito tre ipotesi e una di queste, almeno una di queste andava bene, quindi io confermo l'appuntamento
A questo punto non ho più chiamato l'inchiesta, l'ho già chiamato appuntamento. Per me oramai il viaggio è già diventato un appuntamento, è già confermato. Se invece non trova nessuna ipotesi, a questo punto il sistema calcola lui tre ipotesi diverse e le presenta all'utente. Quindi abbiamo un'ulteriore azione del sistema che non deve fare nel primo caso, ma che deve fare nel secondo caso, in cui il sistema calcola tre ipotesi alternative. E a questo punto l'utente, nel caso in cui, questo avviene nel caso in cui la disponibilità non è stata trovata, e poi l'utente potrà accettare o meno una di queste tre alternative. Quindi abbiamo l'utente, il paziente, visualizza ed accetta una delle alternative. Che sono appena state calcolate. Anche qua il paziente può fare due cose, può accettarne una oppure no. Quindi se ne accetta una, allora diventa di fatto un appuntamento assegnato che possiamo riportare da questa parte, gli mandiamo una pagina di riepilogo, se invece no viene messo in lista d'attesa. Quindi se lui lo accetta possiamo inserirlo qui, quindi accetta un'alternativa. Adesso in realtà non va qua, ci vuole, adesso ci mettiamo a posto il disegno perché ci vuole un blocco rombo per la correttezza. Altrimenti lui ha detto di no, non accetta, e quindi cosa possiamo fare? Che se non altro l'unica cosa che possiamo fare è mettere il paziente in lista d'attesa. Quindi il sistema mette la richiesta in lista d'attesa. Adesso sistemiamo solo il layout di questa parte, in cui questo blocco di scelta lo mettiamo qui e questa alternativa la portiamo qua. Non è bellissimo da vedere, ma invece il paziente non accetta e chiede la lista d'attesa. E questi sono i due modi per uscire da questo processo. Uscire perché hai un appuntamento o uscire perché sei in lista d'attesa. Prima propone il paziente, poi propone il sistema. Qui ovviamente ho deciso, tanto per cambiare, di non usare lo swim lanes, e quindi in ogni blocco ho fatto bene attenzione di indicare se il soggetto è il paziente oppure se il soggetto è il sistema. Dove scrivo sistema è ovvio che sto descrivendo azioni che non coinvolgono minimamente l'utente, quindi l'utente non vede nulla, non fa nulla. Ok,
Questo chiude questo processo, direi. E passiamo all'altro, che invece è un pochino più rognoso, complesso, che è quello che gestisce la cancellazione di un appuntamento. Quindi può darsi che l'appuntamento l'abbiamo già creato, magari no, quando l'utente ha fatto la richiesta, per un certo punto ci sarà una serie di pazienti che hanno i propri appuntamenti accettati, e prima o poi qualche utente dal menu del sistema dice cancella appuntamento. Cosa succede a questo punto? Allora, partiamo dall'inizio. Il token che cos'è? Una richiesta da parte di un utente di annullare uno dei propri appuntamenti. Dettaglio minimo, io ho tenuto separate le due classi richiesta e appuntamento, anche se avevamo detto che in realtà si potrebbero unire perché hanno una relazione che è praticamente uno a uno. Però il fatto di averle separate mi aiuta qui, perché se scrivo richiesta, so che sto passando una richiesta non approvata, non ancora segnata. Se scrivo appuntamento vuol dire che è una richiesta che è già stata approvata, altrimenti ogni volta non potrei scrivere richiesta, dovrei ogni volta scrivere richiesta approvata, richiesta non approvata, per distinguere i vari casi. Ma se vogliamo, solo una piccola fortuna, no? Di cui mi accorgo avendo scelto di fare due classi diverse e quindi poter usare due nomi che hanno due significati diversi, una la richiesta fatta e l'altra appuntamento già segnato, già confermato. Ok, adesso se il token quindi è una richiesta che fa l'utente di cancellare uno dei propri appuntamenti. Quindi la prima cosa che deve fare l'utente è, immaginiamo che in caso generale l'utente possa avere più appuntamenti, di scegliere uno. Perché altrimenti in caso contrario questo processo non sa che cosa. Sì. Non lo so, perché... Ah no, sì, scusa, dimenticavo questa parentesi. Sì, dobbiamo ripetere esattamente anche questo processo, esattamente lo stesso incipit, diciamo, iniziale che avevamo inserito qua, cioè il fatto che l'utente possa essere un paziente o un addetto. Togliamo questo, copiamo e incolliamolo di qua. Lo stesso meccanismo di partenza. Un utente o di un addetto invece sua. A questo punto possiamo andare avanti col paziente o addetto, ovviamente seleziona uno dei suoi appuntamenti. Ovviamente questo, se poi abbiamo voglia di spenderci più tempo, diventa un blocco che si può saltare nel caso in cui il paziente abbia un solo appuntamento. Una volta che ho selezionato uno dei suoi appuntamenti, chiedo di cancellarlo. Quindi vedo la possibilità di vedere gli appuntamenti e poi in un'azione separata lui effettivamente chiede di cancellarlo, perché potrebbe cambiare, no, anche idea. Quindi l'ultima azione che questo paziente fa, chiede di cancellare, annullare l'appuntamento. A questo punto questo paziente è essenzialmente fuori gioco, cioè non ha più nulla da fare, lui la sua richiesta l'ha fatta, fuori dai piedi, perché ci pensa il sistema adesso a cercare di riempire questo slot che si è liberato. Allora, qual è il meccanismo che dobbiamo implementare in base al testo? Il meccanismo dice: devi cercare una richiesta compatibile con lo slot che si è liberato, che soddisfi una certa serie di criteri. Cioè, ovviamente, che sia
in una data maggiore o uguale a quella dello... no, non necessariamente, perché sono non soddisfatto. Io devo prima di tutto, a rigorosico ho tre fasi. La prima fase è cerco se qualcuno in lista d'attesa urgente può riempire questo slot. Se no, cerco se qualcuno in lista d'attesa non urgente può riempire questo slot. Se no, cerco qualcuno che abbia già un appuntamento e sia disposto a spostarlo. In realtà le prime e le due, la prima e il secondo caso, il primo e il secondo caso sono abbastanza simili, perché significa semplicemente andare a selezionare un insieme o un altro di richieste della lista d'attesa. Però a livello di processo magari possiamo separare le due fasi, perché poi le conseguenze sono diverse se l'utente accetta o non accetta. Ok, allora a questo punto noi abbiamo un appuntamento annullato. Il sistema dovrà cercare nella lista d'attesa la persona che ha la priorità più alta per poter occupare questo posto. Prima tentativa. Quindi sistema estrae dalla lista d'attesa la richiesta. Con priorità più alta, cioè urgente e secondariamente, diciamo così, ordinandole per urgenza e per data. I due criteri che abbiamo per ordinare queste richieste. Sistema estrae dalla lista d'attesa richieste con priorità più alta della specialità relative alla specialità, ad una specialità di quelle gestite dal medico che era impegnato nel appuntamento appena annullato. L'ho scritta un po' lunga. Perché allora questo appuntamento già avevo già fissato il medico. Questo si libera, quindi quel medico vuol dire che è libero. C'è uno slot libero di un medico. Se quel medico ha una specialità sola, gestisce una specialità sola, allora devo andare a cercare le richieste di quella specialità. Ma se quel medico gestisce due specialità diverse, potrebbe benissimo dire al medico che lui visita un altro paziente che magari ha chiesto una specialità diversa rispetto a quello del primo appuntamento. Lui comunque ha più specialità possibili, quindi lo può fare. Quindi alla fine lui estrae il candidato, ok? Secondo me il sistema, la persona che ha più urgenza di essere vista e che è compatibile con le competenze di quel medico è questo tizio qua. E allora bisogna chiederlo. Lo chiediamo all'utente e l'utente potrà rispondere di sì o di no. Allora, come fa l'utente a rispondere di sì o di no? Vediamo un po' come è scritto. Il sistema invia una notifica via SMS. La risposta a tale proposta deve arrivare entro 15 minuti via SMS o attraverso il sito. Ok. E questa risposta può essere sì, no, oppure non rispondo entro 15 minuti. Allora, ho due operazioni, quindi una principale che, nella quale io informo l'utente mandandogli un SMS. Invia SMS con la proposta di appuntamento a quell'utente lì e poi ricevo, analizzo, elaboro la richiesta ricevuta, la richiesta pervenuta. Questa richiesta è un po' complicata, come tutte le volte che ricevo i segnali delle informazioni dall'esterno, perché ho varie possibilità, ho anche un timeout che mi deve far interrompere prima. Quindi la cosa più comoda è fare una bella attività complessa e gestire lì dentro ciò che succede come risposta. E quindi facciamo un'attività complessa, visto che lì dentro dovremo in parallelo vedere se arriva la mail, se arriva l'SMS, se arriva, se si collega al sito oppure se passano i 15 minuti. Quindi diciamo che è un'azione in cui c'è l'attesa della risposta del paziente.
Allora, poi andiamo a vedere che casino dobbiamo fare per attendere questa risposta, ma se io esco da questo blocco, esco in tre modi. Ha detto sì, ha detto no, non ha detto niente, il che per me è equivalente ad aver detto no. Quindi nel caso in cui non abbia risposto, vabbè, torno su e ne estraggo un altro candidato, e così via. Fino a quando ci sono persone nelle liste d'attesa. Ok? Se invece mi ha detto sì, è più facile, in certo senso, perché ho finito. Assegno l'appuntamento e ho finito, basta. Ho tolto il signore dalla lista d'attesa e gli ho dato l'appuntamento. Quindi, ci sono due possibilità. Mettiamo anche un rombo lassù. In cui, se lui dice no oppure non risponde, allora torno a cercare il prossimo. Se lui dice sì, invece conferma il sistema conferma appuntamento e questa è un'azione che fa il sistema, sì, se lui ha risposto sì, e poi devo informare anche l'utente, perché non è detto che l'utente abbia risposto sul sito per cui il sito gli possa far vedere. Io non ho potuto scrivere qua il paziente visualizza la conferma dell'appuntamento, perché se lui ha risposto via sms lui non visualizza ben niente, non è sul sito. Quindi l'altra cosa che potrei fare è il sistema invia conferma appuntamento, così anche se lui non si è collegato perché ha risposto via sms riceve comunque questa informazione e poi ho finito. Ho finito di gestire la cancellazione. Ecco, e come esco da questo giro? Beh, posso uscire perché qualcuno mi ha detto sì, oppure posso uscire perché ho esaurito la lista d'attesa, beh, non tutta la lista d'attesa, la parte della lista d'attesa che è fatta di persone che richiedono quella specialità. Quindi questo è un modo di uscire da qui, inizialmente. Dopo che lui ha analizzato la lista d'attesa, se questo blocco estrae dalla lista d'attesa la richiesta più alta e se non la trova, e se non la trova passa oltre. Quindi devo distinguere a questo punto ancora due alternative qua in mezzo. In cui la richiesta è stata trovata oppure non è stata trovata. Se non è stata trovata devo andare avanti. Il sistema deve andare avanti. Quindi se da qua esco non riesco a farlo se non arrivo da qualche parte, la farò dopo. Quindi questa è tutta la parte in cui sto cercando di riempire il buco pescando la lista d'attesa. Se invece non riesco a trovare nessuno nella lista d'attesa, o perché non c'è nessuno, perché chi c'era non ha risposto o ha risposto di no, faccio un secondo tentativo. Ripeto una cosa molto simile, in cui questa volta estraggo dalla lista d'attesa, non dalla lista d'attesa, dagli appuntamenti successivi a quello annullato qui non c'entra la priorità più alta bla 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 perché a questo punto sto andando in ordine cronologico. Estrae dagli appuntamenti il prossimo relativo ad una specialità di quelle gestite dal medico bla bla bla. Il resto è uguale.
Quindi faccio un'estrazione simile, ma anziché in ordine di priorità, vado in ordine cronologico, partiamo da quello slot lì, andiamo a vedere gli altri reclutamenti che c'erano dopo, prendiamo, cerchiamo di spostare uno che era dopo in quel buco. Non vado a... Cerco di anticipare un appuntamento futuro, non di ritardare un appuntamento presente. Mi diventerebbe più complicato non andare a riempire un buco più vicino che non un buco più lontano. E questo ripete esattamente la stessa cosa. Cioè ripeto questo blocco qua, qua sotto. Manderò l'SMS con la proposta di appuntamento alla persona, questa persona può rispondere sì, no o non rispondere. Lo stesso meccanismo di prima. Se risponde di no, torno sopra. Quindi abbiamo anche un blocco qui. Di merge, in cui se lui mi risponde no o non, oppure non risponde, oppure non risponde, ci riprovo con qualcun altro. Se invece risponde di sì, possiamo duplicare questo blocco qua sotto. E invio la conferma d'appuntamento. Allora, colleghiamo queste due parti. Abbiamo detto che questa seconda parte, cioè la ricerca di appuntamenti già esistenti, entro solamente se dalla lista d'attesa non ho più trovato nessuno. Quindi da qua, da questa trovata, posso andare qui e dico non trovata come condizioni. Quindi la lista d'attesa, una richiesta trovata, bene. Se una richiesta non trovata, passo oltre e estraggo gli appuntamenti successivi. Quindi l'appuntamento successivo è stato trovato, sì. Oppure se non è stato trovato, no, pazienza, non ho più nulla da fare, non c'è più nulla che io possa tentare. E allora abbandono. Quindi un primo ciclo che si esaurisce quando finisce la lista d'attesa, un secondo ciclo che si esaurisce quando finiscono gli appuntamenti già fissati e nonostante tutto non sono ancora riuscito a trovare nessuno disponibile a spostarsi. Non ho finito perché invece nel caso in cui qualcuno abbia accettato di spostarsi, lui aveva già un appuntamento e quindi nel fatto di anticiparsi ha creato un buco più avanti. E quindi il sistema conferma l'appuntamento a questa seconda persona, ma a questo punto si è creato un nuovo buco che possiamo riportare all'inizio qua. E quindi quando io prendo una persona dalla lista d'attesa e gli do un appuntamento, ho finito, ma quando prendo una persona che aveva già un appuntamento e gli do un altro appuntamento, ricomincio da capo. Comincio da capo perché quell'altro a questo punto con un appuntamento diverso da riempire, con uno slot diverso da riempire. Quindi ricomincerò di nuovo a scandire la lista d'attesa e magari contatterò persone diverse perché il medico che seguiva quell'altro appuntamento può essere diverso dal primo, quindi può avere specialità diverse e comincio da capo. E da questo meccanismo quando esco è quando o una persona in lista d'attesa accetta oppure dopo averle provate tutte, ma proprio tutte, non ho trovato nulla. Quindi dopo aver chiesto a tutti coloro che erano anche già prenotati.
Ok? Ci rimane da gestire l'attesa della risposta del paziente, che abbiamo indicato come attività complessa e adesso dobbiamo dettagliare. Definendo il comportamento di questa attività complessa. Allora, attesa della risposta del paziente, sappiamo che abbiamo mandato un SMS al paziente, il paziente può o rispondere via SMS o collegarsi al sito, magari cliccando su un link che sarà presente in SMS che ha ricevuto, e fornire la sua risposta, oppure non rispondere. Queste tre attività sono totalmente imprevedibili per noi, sono una scelta arbitraria dal punto di vista del sistema, non deterministica, non prevedibile, dell'utente. Allora, il modo più comodo di gestirle è attraverso, attivando parallelamente le tre possibilità. Tre token che servono per gestire i tre casi possibili. Uno, quello in cui l'utente si collega al sito e risponde. Quindi il paziente risponde sul sito. Risponde di sì o di no. L'altro è il caso in cui il paziente risponde all'SMS. Allora, in questo caso lui sta usando un sistema informativo che è il suo telefono, l'applicazione dei messaggi del suo telefono, facendo rispondere al messaggio che gli abbiamo mandato noi, e questo messaggio ritornerà, verrà inviato automaticamente dal telefono al sistema. Lui le scritte che scrive, scriverà sì o scriverà no, non lo scrive in una finestra del mio sito, lo scrive nella finestrella del suo telefono. Quindi io ciò che lui scrive non lo vedo. Ma poi il suo telefono manderà al mio sistema informativo, io se mando e invio SMS o uso un servizio che si chiama SMS Gateway, che affitto ad un operatore telefonico dicendo ok, ho un'interfaccia a livello di programmazione che mi permette di inviare e ricevere dei messaggi. Quindi questa è un'informazione che il sistema riceve, diciamo, sotto forma di segnale. Quindi il sistema riceve l'SMS di risposta. Questo è un segnale, non è un'azione, perché l'utente in questo caso non tocca per nulla il mio sito, non tocca per nulla il mio telefono. Usa un altro meccanismo, che in questo caso è un semplicissimo invio di SMS, attraverso il quale questo meccanismo manda l'informazione al mio sistema. Il sistema la riceve senza dover interagire con nessun umano. E poi la terza possibilità, che c'è sempre ovviamente, è che non risponda né sul sito né via SMS entro 15 minuti. Il primo che arriva di queste vince. Nel senso che se il paziente risponde sul sito, bene, avrà risposto sì o avrà risposto no, ma il processo può finire. L'attività complessa può terminare. Ed esce con una risposta, sì o no. Idem se viene ricevuto un SMS di risposta. E idem se viene superato il tempo possibile, disponibile. Sì, il testo dice la risposta tra le proposte deve arrivare entro 15 minuti via SMS o attraverso il sito. Quindi il testo mi dice che devo predisporre entrambi i canali di risposta a scelta libera del paziente. Allora, a maggior ragione, avendo un costrutto non strutturato e avendo
moltiplicazione e poi uccisione del token, questo qua lo devo mettere assolutamente in un'attività complessa. Non lo possiamo disegnare così nel diagramma principale, perché altrimenti se uno va in timeout mi uccide il token principale, che invece deve continuare a girare perché sta esplorando la lista d'attesa. E tra l'altro ho anche l'altro piccolo vantaggio gratis, che questa stessa diagramma viene usato qua quando cerco la lista d'attesa, ma lo stesso identico viene usato qua quando aspetto le risposte dei pazienti che avevano già un appuntamento. È la stessa attività complessa con lo stesso nome, quindi lo stesso meccanismo l'ho riusato due volte. Sì? Non ho capito come vorresti modificare questo. Cioè togliere quella terza freccia. Lo togliamo. E mettere la clessidra sia nell'uno che nell'altro. Dove? Sotto paziente risponde sul sito. Dopo, qua? Sì. Tu vuoi mettere la clessidra qua? Cioè sotto, diciamo, creare il rombo, creare, diciamo, la clessidra da una parte, ovvero non risponde nei 15 minuti, e dall'altra parte invece risponde nei 15 minuti. Fammelo disegnare così capisco. Allora, tu dici, paziente risponde sul sito. Sì. Sempre il for. Davanti a questo mettiamo un for, o no? Sì. Sì. Però soltanto con le prime due tracce. Ok. Paziente risponde sul sito. E riceve SMS di risposta. Ok. E fin qua ci siamo. Poi? E poi diciamo creare l'alternativa. Risponde più 15 minuti. Dove? Creare, diciamo, sotto, cioè sotto questo metto cosa? Il merge con le due opzioni che mettono di solito. Cosa così? Sì. E mettere da una parte risponde entro 15 minuti e dall'altra no. Quindi dici, ah ok, allora facciamolo da una parte sola. Quindi tu stai dicendo, disegno solo dei blocchi per riuscire a disegnare le frecce. Dici, ha risposto entro 15 minuti. E quindi si ricollega al diagramma principale. Qui invece la clessidra può recuperare che non risponde entro 15 minuti. E quindi esce di conseguenza. Ah, quindi vuoi ancora mettere una clessidra qua? Sì. Ok. Dove è andata a venire? Qua. Nella crescita che tempo metto? Sempre 15 minuti? E qua diciamo un else. Ok. Come si dice, la ringrazio per la domanda, perché qui ci sono tantissimi errori che possiamo commentare. Allora, e qui dall'altra parte voglio fare, no? Allora, qual è il problema? Cosa dice questo diagramma? Questo diagramma dice che il paziente deve rispondere sul sito. Può farlo subito, tra 5 minuti, tra 2 ore, tra 8 giorni. Dopo che ha risposto, ma deve aver risposto, dopo che ha risposto mi chiedo, ha risposto entro 15 minuti? Però se lui non risponde, visto che questa azione mi dice paziente risponde, se lui non risponde il token rimane sempre fermo qua. Rimane fermo qui e non entra mai, non va mai avanti. Quindi io mi potrei, in questo diagramma, chiedere se lui ha risposto entro 15 minuti solo dopo che abbia di certo risposto, sicuramente risposto. Quindi qua ci sono due casi, tre casi. O lui risponde entro 15 minuti, effettivamente, bene. Oppure lui risponde, quindi va di qua,
oppure lui risponde più tardi di 15 minuti, ma comunque risponde, e questa è già una cosa che io non dovrei fargli fare. Passati 15 minuti non deve poter rispondere. Però io ho un token qua che nessuno mi toglie dai piedi. Anche passati 15 minuti, chi è che dice questo token vattene che tu non servi più? Nessuno. E la terza possibile, quindi lui comunque dopo un'ora può rispondere. Gli ho fatto una risposta e poi gli dirò, caro mio, questa risposta non vale più. Non è vero. Oppure, terzo caso, lui non risponde proprio, allora questo token rimarrà qui per sempre, e se questo token rimane qui per sempre, questo processo rimane bloccato qua per sempre. E non potrò passare al prossimo in lista d'attesa. Quindi questo è il primo errore. Secondo errore che stai dicendo è, il paziente risponde sul sito, immaginiamo lo faccia subito, no scusate, non lo faccia subito, perché se lo fa subito risponde entro 15 minuti, va bene. Se non lo fa subito, lo fa dopo un'ora, dopo due ore, lui dice ok, hai risposto dopo due ore, quindi vado a destra. Quindi è vero che hai risposto dopo due ore, e allora stiamo ancora fermi per 15 minuti. Teniamo ancora il token intrappolato per 15 minuti e passati i 15 minuti, quindi 2 ore e 15, liberiamo il token e finalmente facciamo andare avanti il processo grande che passerà al prossimo momento di stretto. Dovete avere una visione molto pragmatica di questo diagramma. Cioè stiamo dando le regole con cui il token va avanti. Ok, quindi non cercate di... Fatico a spiegarmi, perché fatico a volte a mettermi nei panni dei vostri ragionamenti. Non cercate di raccontare, di scrivere o descrivere quello che avete in mente, o le regole. Come le racconteremo a voce. Perché a voce gli dico, beh, lui risponde, se poi non risponde entro 15 minuti. Però attenzione che questo, se io lo dico in italiano, va bene, ma quando dico se poi non risponde, questo poi non vuol dire che deve venire dopo. In realtà sto dando una regola che deve essere verificata prima, o parallelo. Ok? Quindi non fate una traduzione della frase che descrive cosa succede in blocchi, ma andate a chiedervi cosa succede al token nei vari passaggi. Affinché io possa uscire da qua, devo essere passato da qui e devo aver risposto entro 15 minuti. Perfetto. Ma facciamo il gioco del token e simuliamo di essere un utente che non risponde. Il token arriva qua, si splitta, arriva qua, sta fermo. E fino a quando non si soddisfa questa azione che è scritta qua, il token rimane fermo. Il token, il sistema, non sa che dopo questo c'è un if che va a vedere se per caso è stato, allora potrebbe anche non rispondere più, cioè tutte cose che non può sapere, siamo noi che dobbiamo fare questo lavoro di progettazione. Ok? Detto più praticamente, il timeout è sempre qualcosa che va in parallelo. Faccio cose, nel frattempo ho uno che mi conta i secondi. Mentre io sto facendo cose, quindi lui in parallelo conta, e se io non sono arrivato alla fine nel tempo stabilito, mi elimina. Un timeout che arriva dopo, lo dice la parola stessa, è troppo tardi dopo. Ormai sono altri tempi. No, come quando voi fate l'esame da consegnare entro due ore, ma voi ci mettete 4 ore e poi lo consegnate e io vi dico, ma l'hai consegnato dopo 4 ore, non va bene. Voi mi dite, una parola non troppo gentile, potevi dirmelo subito. A 2 ore stoppami, fermami. Non farmi lavorare 4 ore per poi dirmi, no, ce n'erano solo 2. Infatti in parallelo, mentre voi che lavorate, io guardo l'orologio, controllando che se sono passate 2 ore, no? Bene. Qui non c'è il giorno, infatti. Esatto. Vuol dire che sono tre, diciamo, possibilità che non si devono verificare insieme. Esatto. Mentre se io si finisce. Mettessi il join e dopo il nodo unico finale, sì. Cioè
Vediamolo, dai. Allora, se tu facessi una cosa di questo genere, cioè lo stesso identico diagramma, ma poi sotto mettiamo un bel join, un bel nodo terminale e riuniamo i flussi. Cioè, come se io mi aspettassi che prima di andare avanti si devono verificare tutte e tre quelle tre condizioni, sì. Esatto. Quindi vuol dire che io riesco ad andare avanti solo se lui ha risposto sul sito in un certo momento, prima o poi, in un minuto, in due minuti, in due ore, in tre giorni. Io aspetto. E anche mi ha risposto all'SMS, perché questo for qui non fa andare avanti il token in uscita finché non ne sono arrivati tre in ingresso. Sì. Se mettessimo un nodo merge sarebbe esattamente uguale al primo, cioè fa passare, il primo che arriva arriva alla fine e uccide tutto. Invece col join ne aspetta tre. E poi comunque aspetta questo. Allora, in questo caso, questo costrutto qua, adesso in questo caso specifico non ho, ma avere una custodia in parallelo a un fork join mi permette di definire un tempo minimo, non un tempo massimo. Il tempo massimo lo faccio col timeout o col costrutto di prima. Questo è un tempo minimo perché dice se lui anche ha risposto in un millisecondo, io comunque aspetto 15 minuti. In alcuni contesti può aver senso, no? Quindi deve compiere le azioni, ma io comunque non posso andare avanti prima che sia passato un certo tempo. Allora, in questo caso mi metto in parallelo un cronometro che mi dice, va bene, io, se tutto va bene, l'utente arriva qui e se il tempo è già passato, il token dell'utente prosegue. Perché nel frattempo sarà arrivato il token qua del cronometro. Se invece il tempo non è ancora passato, il token dell'utente rimane fermo qua fino a quando non arriva da destra il token del cronometro che dice ok, è passato il tempo, possiamo andare avanti. Quindi una costruzione di questo genere fa due cose. Uno, richiede che tutte le azioni qua siano compiute, poi se una di queste è una passiva, diciamo, ha l'effetto di impostare un tempo minimo. Il motivo per cui ci sei qua entrato è perché ho fatto una faccia strana da quando hai detto la frase prima, perché tu hai detto la parola insieme. Tu prima hai detto, ma così non si richiede che vengano fatte tutte insieme. Allora io temevo che tu dicessi qua, in questa ipotesi, che queste due azioni vengono fatte insieme, cioè in parallelo. No, ok? Vuol dire che vengono fatte entrambe, prima una e poi l'altra, sì. Prima la seconda e poi la prima, oppure insieme, ecco. Però, ma non hai detto quella parola, quindi mi sono spaventato per quella. Ma quindi se si usa il fork come abbiamo fatto noi, quindi con un proprio nodo terminale, alla fine è come se avessimo un nodo di choice, di scelta, però... È come diceva lei, come se noi avessimo questo nodo qua... No, io dico, cioè alla fine sono tutte e tre opzionali, non è che vengono verificate tutte e tre. Qua se ne verifica una. Una, però la differenza rispetto al nodo di scelta è che noi qua sappiamo. Lo sappiamo dopo. Cioè, lo sappiamo allora, diciamo le due cose diverse. Una è questo, come diceva lei da dietro, è assolutamente equivalente a questo. Non cambia nulla, semplicemente da un lato ho messo un nodo terminale solo e quindi un blocco di merge per arrivarci da strade diverse, nell'altro caso ho messo tre nodi terminali separati, ma se è un nodo terminale comunque uccide tutto e fa tutto il lavoro. Ok, quindi questa è esattamente equivalente al primo. Invece quest'ultima, diciamo così, cosa è successo a questa povera classifica? L'altra invece ragionamento a cui stavate accennando è questo. Se invece del fork ci fosse un choice, giusto? Sì, in quel caso dovrò sapere prima. In questo caso il problema è che, esatto, quando il token arriva a questo blocco di scelta, il token, il sistema deve già sapere se andare nella strada 1, 2 o 3.
Quindi deve avere in tasca l'oroscopo del giorno, il quale, prevedendo il futuro, gli dice se il paziente avrà deciso di rispondere sul sito o se il paziente avrà deciso di non rispondere o di rispondere via SMS. Perché in quel caso il token va solo da una parte, e quindi se il sistema è qua, manda il token a sinistra, il paziente può solo decidere sul sito. E lo può fare in qualunque tempo, perché dall'altra parte non c'è in parallelo nulla che minaccia di ucciderlo. Quindi non funziona neanche l'effetto timeout. Questa cosa qua si può chiudere in un modo solo, ovviamente, con un blocco merge. Però il problema del blocco choice è che qua gli devo mettere una condizione, qui un'altra e qui un'altra, che dicono al token dove andare nel momento in cui lui entra nel blocco choice. E una sola delle tre condizioni deve essere vera, non posso dire ma vai sempre di qui e anche sempre di qui e anche sempre di là. E quindi devo avere a priori, allora, se io avessi, lasciamo parlare della questione del timeout per un attimo, se io avessi un utente che nelle sue preferenze, nel suo profilo, mi dice preferisco essere contattato via SMS, o preferisco essere contattato via mail, oppure preferisco appunto collegarmi con l'app, con l'SMS, allora è un'informazione che avrei, perché sulla base dell'utente so qual è la sua preferenza e quindi gli predispongo la modalità di risposta che lui mi ha indicato in fase di definizione del profilo. Allora in quel caso potrei saperlo, avrei un'informazione in più che mi permette di escludere le altre possibilità. Perché può sembrare antintuitivo, però fare le cose in parallelo significa includere più possibilità, fare le cose in scelta significa escludere tutte le possibilità tranne una, sapendo già qual è quella giusta. Poi io posso, come in questo caso, permettere tutte le possibilità ma lasciare che ne venga fatta una sola, perché appena viene fatta una, il token muore e le altre non hanno più la possibilità di realizzarsi. Oppure posso permettere tutte le possibilità e richiedere che vengano fatte tutte. In questo caso ci metto il bel join sotto che mi chiude e mi aspetta tutti i token. Quindi sembrano piccole variazioni, ma in realtà raccontano situazioni completamente diverse. Okay? Questo blocco, questo schema qui, il primo che ho disegnato, che è equivalente a quello con il merge in fondo, lo chiamiamo scelta non deterministica proprio perché è una scelta. Cioè l'utente fa una delle tre cose, con una choice, ma non potendolo sapere prima, il sistema, non potendo il sistema saperlo prima, in realtà lo sa l'utente. Ma il sistema non può sapere cosa fa l'utente fino a quando l'utente non l'avrà fatto. Allora il sistema si deve predisporre per permettere all'utente tutte le possibilità. Quando poi ne vede una, sa che ovviamente le altre non capiteranno. Mentre invece questa di destra, l'ultima, che non si applica in questo caso, sarebbe una scelta deterministica. Cioè io prima so cosa farà l'utente e dopo glielo faccio fare. Ok. Ovviamente questi ragionamenti che sono, stiamo progettando raggi spaziali, ma sono un pochino più complessi del resto, a maggior ragione se li facciamo dentro un'attività complessa abbiamo un confine un po' più ragionare, ma dobbiamo incasinarci col fatto che poi c'è un ciclo, che ci sono altre condizioni da verificare. Quindi tutte le volte che ci sono situazioni un po' asincrone, un po' non deterministiche di questo genere, portiamoci un'attività complessa così ci concentriamo solamente su questa fase. Poi qui dentro è complicato, ma visto da fuori no, visto da fuori è semplicissimo. Le risposte del cliente. E quindi esce da qua quando il cliente avrà risposto o quando l'attesa sarà terminata. Fine.
E allora vado a vedere quali di questi si sono verificati. Ok? Ci manca ancora un processo, vero? Che è quello facile del medico, che fornisce disponibilità, che avrà sì e no un'azione, che è il medico, aggiorna l'elenco delle fasce orarie in cui è disponibile. Sì. Il paziente iniziale che aveva annullato l'appuntamento, fine, l'ha annullato. Ma se vuoi puoi aggiungere un segnale qua che... Ma in realtà perché devo mandarti la conferma? Cioè tu ti sei collegato al sito, hai detto, hai cliccato lì, cancello, io ti dico, ok, hai cancellato, cosa devo fare? Per tornarti a casa? Sì, se vuoi, ma in realtà questo, cioè, qui non siamo... Allora, volendo si può aggiungere un'altra azione qua in cui il... Ma cosa scrivo? Il paziente visualizza la conferma dell'annullamento del proprio appuntamento? Però qui non siamo a livello di un caso d'uso in cui andiamo ad analizzare le singole azioni. Quindi analizziamo delle azioni un pochino più ampie, se no non ci passa più. Allora, uno può pensare che il paziente chiede l'appuntamento, dentro il sistema farà anche vedere la conferma. Cioè qui dentro c'è un caso d'uso, che è quello in cui il paziente chiede, in realtà il caso d'uso inizia sopra, questi due blocchi qua. Paziente seleziona, paziente chiede di annullare. Questo è un caso d'uso unico. Tra poco dobbiamo fare il diagramma di casi d'uso, quindi tanto vale parlarne. Questo è un caso d'uso unico. Perché? Perché questo da solo no, no, non serve a niente. Non ha un obiettivo, ah, ho selezionato un appuntamento e poi chiudo il browser. Sei malato. Quindi il caso d'uso si conclude con l'annullamento dell'appuntamento. Allora, questo caso d'uso, quando lo andremo ad articolare come narrativa, a un certo punto ci sarà che l'utente clicca sul bottone cancella per determinato appuntamento e il sistema gli dà una videata di conferma. Ma è tutto lì dentro. Okay. Diverso sarebbe se volessimo indicare che il sistema manda un SMS all'utente di conferma. Allora in quel caso mettiamo un segnale qua sotto. Però mi sembra superfluo mandarti una conferma di un'azione che hai appena confermato e appena visto video. Colgo l'occasione per dire, quando il sistema conferma un'azione all'utente, non scriverò mai il sistema conferma un'azione. Perché se scrivessi qua, sistema conferma l'azione, lo conferma in assenza dell'utente. Dovrei dire il paziente vede la conferma della cancellazione. Perché se sistema conferma, in un diagramma delle attività, i blocchi che sono, che hanno come soggetto, ad esempio qua, sistema conferma appuntamento, ecco, prendiamo questo che rende bene la differenza. Questo sistema conferma appuntamento non è che il sistema fa vedere all'utente che ha confermato l'appuntamento, perché questo è lo scopo del segnale che ho inviato all'utente, perché dicevamo qua io non so neanche, magari l'utente non ha risposto, no, in caso sì, magari ha risposto via SMS e quindi non è davanti al sistema. Questa è l'azione che il sistema fa per scriversi che quell'appuntamento è confermato. Questa qua è l'azione che il sistema fa per aggiornare la classe appuntamento di quella specifica richiesta, che prima non ha fatto. Cioè qui il sistema ha fatto un elenco di persone, ha mandato un segnale, ha aspettato una risposta e poi se quella risposta è sì, allora devo fissare l'appuntamento, allora devo modificare il modello concettuale per dire adesso questo signore è registrato.
perché altrimenti il sistema sa che ha risposto sì, però non modifica niente. No? Un po' come l'impiegato che ha la matita in mano, tu gli dici sì, va bene, conferma, ma lui non scrive niente. No, scrivi, ti ho detto di sì e quindi scrivi. Allora, io qua ti ho detto di sì e qui il sistema scrive. Scrive in assenza dell'utente perché questa opzione può essere presa anche non nell'interfaccia. Ok, quindi se vogliamo essere sicuri che un'azione, un'informazione arrivi all'utente, o la mettiamo in un'azione che ha come soggetto il paziente, o la mettiamo in oppure inviamo un segnale che sarà destinato all'utente. Ok? Questo qua, dicevo, io l'ho fatto il più semplice possibile perché non ho trovato nessun motivo dentro di me per farlo più complicato di così. Sì, uno potrebbe dire sì, ma magari lo puoi aggiungere, puoi cancellare, puoi modificare le disponibilità esistenti, ma certo che si può complicare a piacere qualunque cosa al mondo. Ma ai fini di questo esercizio, semplicemente è importante, perché io avevo qui questa relazione medico fascia oraria disponibile, devo avere un modo per aggiornarla, per popolarla questa relazione, per dargli dei valori. E quel modo è il medico che lo fa attraverso questo processo. Il fatto che, inciso legato a errori frequenti, il fatto che la fascia oraria sia decisa dal medico e non decisa, che ne so, dal proprietario dello studio, lo vedo qua, dove c'è scritto medico. Se io avessi un altro studio in cui il proprietario è un verticista e lui quindi contatta un medico e dice io decido che tu verrai giovedì, venerdì e sabato, e quindi la disponibilità del medico la decide, l'ha imposta qualcun altro, oppure la decide il medico ma te la dice al telefono perché lui è sempre di corsa e quindi c'è un'impiegata che inserisce questa disponibilità. Allora, chi sia la persona che dice al sistema quali sono le disponibilità del medico, è scritto qua. Ma il modello concettuale non cambia minimamente. Se fosse la segretaria che inserisce le fasce orarie, qui non avrei una classe segretaria che indica le disponibilità, è sempre medico. Chiaro? Perché qui stiamo dicendo che una disponibilità è la disponibilità di quel medico. Poi come materialmente viene inserita questa disponibilità è un altro fatto che qui non c'entra nulla nel modello concettuale. Okay? Quindi medico disponibile, fascia oraria, vuol dire che quel medico, il sistema sa che quel medico è disponibile in quella fascia oraria. Chi gli ha dato questa informazione? Non lo so, e qui non lo saprò mai. Nel modello concettuale non lo scrivo mai. Nel modello di processo vedo effettivamente un'azione di qualcuno che effettivamente fornisce il dato che va a popolare quella relazione. Ok? Quindi attenzione a non confondere mai le due cose. Potrebbe anche andare a estrazione. Casualmente ogni settimana un algoritmo random ti dice quando andare. Ok. Allora, diagramma delle classi, diagramma delle attività, ce li siamo tolti dai piedi, ci rimangono i casi d'uso e i KPI di questo sistema. Allora, un diagramma di casi d'uso, qui non c'è scritto nulla, ma è sottinteso per noi sempre a livello di user goal. Quindi, a livello di user goal, cominciamo solo a creare il diagramma, poi prendiamo fiato. Use case diagram, a livello user goal, chi sono gli attori? Allora, gli attori di questo sistema sono tre: il paziente, l'addetto allo studio e il medico.
non c'è nessun altro, mi pare, che debba interagire con questo sistema. Il paziente e l'addetto praticamente faranno sempre la stessa cosa, cioè potranno fare ciò che può fare il paziente, lo può fare anche l'addetto. E cosa possono fare? Vabbè, più facile è il medico. Siamo sotto, aggiorna la disponibilità. Qui tra l'altro abbiamo un solo sistema tutto centralizzato e quindi non abbiamo necessità di distinguere vari blocchi all'interno dei diagrammi del turno. Se ci fosse, come nell'altro esercizio, il sistema centrale e l'app mobile, avremmo già due rettangoli per capire su quale dispositivo venivano sviluppati i vari casi d'uso. Il paziente cosa può fare? Allora, andiamo in ordine. Inserisce richiesta. Allora, inserisce richiesta e qui, inizia qua ovviamente, con l'inserimento dei dati. E dove termina questo caso d'uso? Secondo me termina qua. Così. Lui inserisce la richiesta e o questa richiesta gli viene accettata immediatamente oppure gli vengono proposte delle alternative e lui le accetta o le rifiuta. Tutto deve avvenire insieme, nel senso che non è previsto un meccanismo per cui lui inserisce le richieste e poi torna domani a vedere se sono state accettate, perché il sistema è in grado subito di rispondere. Di nuovo entra in gioco la variabile tempo. Se io inserisco delle richieste e il sistema mi dice torna tra 24 ore a vedere l'esito di questa richiesta, perché lui chissà che cosa da fare, un calcolo complicatissimo, e allora il caso d'uso si finisce, si conclude, no? Con l'inserimento della richiesta e poi ci sarà un altro caso d'uso in cui vado a verificare la risposta, ad esempio. Ma questo è istantaneo. E così con anche il calcolo delle tre ipotesi alternative, è istantaneo. Perché è istantaneo? Ma perché il sistema lo fa sui dati che ha già. Non è che deve contattare i medici per sapere, ma senti, ma tu giovedì alle 8 ci saresti, non è previsto da questo sistema. Lui guarda le disponibilità che ha già e gli fa delle proposte. Quindi è come passare da una videata a quella successiva. Inserisco delle date, schiaccio ok e lui mi dice va bene accettato, oppure mi dice no, però scegli una di queste. Sì, no. Cioè tutta questa cosa qua, sistema confronto, sistema calcolo, stiamo parlando di millisecondi. E quindi questo è il fatto che il paziente visualizza ed accetta le alternative oppure visualizza direttamente l'appuntamento assegnato avvengono contestualmente, nello stesso spazio, nello stesso tempo e nella stessa sessione di lavoro in cui l'utente ha inserito i dati. Quindi tutto questo diagramma dell'attività si riassume e si concentra in un unico caso d'uso. L'abbiamo dovuto scomporre di più perché in realtà il sistema deve fare cose diverse a seconda non tanto di ciò che decide l'utente, sì anche un po', ma anche e soprattutto in funzione del calendario, di quali sono le disponibilità libere occupate. E allora a seconda dei dati, della situazione dei dati presenti, si comporterà in modo diverso. Quindi tutto questo, dove sono andato qua, si riassume in un inserisce una nuova richiesta. Poi possiamo avere il caso della cancellazione dell'appuntamento. Allora, qui vediamo un po' come questa attività si decompone in caso d'uso elementare.
Allora, innanzitutto capiamo che ci sono due pazienti diversi, o più di due, perché questo è il paziente che inizialmente cancella l'appuntamento ed è uno. E poi c'è un altro paziente, questo qua, l'attesa di cui dobbiamo attendere la risposta, risponderà sì, risponderà no, che è una persona diversa. È sempre di tipo paziente, ma una persona diversa. Quindi, visto che sono persone diverse, già lì capiamo che saranno casi, ciò che fa l'uno e ciò che fa l'altro saranno casi di uso diversi. Ok? E allora ci saranno un caso d'uso per questo, per chi vuole, poi pensiamo all'addetto, per il paziente che vuole cancellare l'appuntamento, e il caso d'uso comprende entrambe queste azioni, perché solo la prima non ha nessun significato di senso compiuto. Solo la seconda non si può fare, perché se ci si annulla l'appuntamento non so quale, e quindi devono per forza andare insieme. Stiamo parlando di una videata, forse due, una cosa minima. Quindi questo è un caso d'uso in cui il paziente annulla un appuntamento. Poi, a seguito della richiesta del paziente 1 di annullare l'appuntamento, il sistema pensa, ragiona e poi cerca di contattare il paziente 2 attendendo che lui risponda. Quindi c'è un altro caso d'uso che in qualche modo è a questo livello qui, in cui un paziente, altro, 2, deve rispondere a una richiesta di spostamento di appuntamento o una, diciamo, una proposta di appuntamento, una proposta di un nuovo appuntamento, un nuovo semestre d'attesa, una proposta di cambio appuntamento, cambio se ne aveva già uno in attesa. Quindi è un caso d'uso in cui il cliente risponde a una proposta di appuntamento su sollecitazione del sistema. E in realtà sono due casi di uso diversi, perché uno è l'utente risponde via SMS, l'altro è l'utente risponde collegato sul sito. E adesso ci ragioniamo. Quindi possiamo avere un caso d'uso in cui abbiamo che il paziente risponde ad una proposta di appuntamento collegandosi al sito. Questo è un caso d'uso attivato dal sistema. Cioè, ti mando l'SMS finché tu rispondi. Non è che se tu sei in lista d'attesa, ti svegli domani mattina alle 9 e dici ma rispondiamo a una proposta, e non c'è la proposta, non te la puoi inventare tu, non la decidi tu. Decidi il sistema quale e quando ci sarà la proposta. Quindi questo caso d'uso può essere solo attivato da un evento del sistema che dice devo chiedere a qualcuno perché ho un'opportunità. E quindi in questo caso lo indicheremo con una freccia che parte dal sistema e va verso il paziente. E questa è una possibilità. L'altra possibilità, che ho detto parole, via SMS. Ah, guarda che ho modificato anche l'altro. Eh no, perché è lo stesso, vado. Vabbè.
Allora, proviamo a ragionare su questo possibile caso d'uso. Lo mettiamo? Avrei difficoltà a dire come interagisce il paziente col sistema quando risponde via SMS. Perché quando lui risponde via SMS non interagisce col sistema. Per nulla. Questo è un caso in cui una limitazione del formalismo dei diagrammi di caso d'uso. Perché i diagrammi di caso d'uso, no, dicevamo, vanno a intercettare le comunicazioni, le interazioni tra utente e sistema. Però in questo caso avviene un'interazione tra un utente e un altro sistema, l'app SMS che sarà sul tuo cellulare, cui io non ho nessun controllo, e poi saranno le app che si parlano tra di loro. E quindi non posso proprio dire che il paziente, che questo sia un caso d'uso del paziente sul mio sistema. Okay? È sicuramente un requisito funzionale del sistema, il paziente va a rispondere, è una delle cose che il paziente può fare, ma non è un caso d'uso del mio sistema. E lo dovrò descrivere a parte, non come caso d'uso. Perché anche qua, se volessi fare il mock-up, immaginate il passo dopo, oppure anche solo una narrativa, dovrei descrivere come fa l'utente a rispondere a un SMS. Ma sono mica io che decido come fa a rispondere a un SMS, lo decide il telefono. Io posso descriverlo, guarda, ti racconto come si risponde a un SMS, ma non lo sto progettando io, non è una specifica del mio sistema. Non è qualcosa che posso cambiare se non mi piace come avviene. Avviene così e basta. Non c'è nulla da specificare. Quindi in questo caso è un po' una separazione tra quelli che possono essere requisiti utente, in cui ti dico cosa può fare l'utente, ovviamente può rispondere agli SMS, e quelli che possono essere requisiti sistema, cioè quello che deve fare il sistema per supportare l'utente, in cui questo qua non c'è. Non ha nulla da fare perché gli SMS già ci sono. Ce l'ha lui installato sul suo telefono. Quindi, rimanendo, diciamo così, fedele alla nostra definizione di caso d'uso, questo non lo metto. Sai, non è molto diverso dal non mettere un caso d'uso che dica il paziente non risponde. Che è una possibilità che può avvenire, di cui il sistema si accorge, che deve gestire, tenere in conto, ma poiché non comporta il fatto che il paziente non risponda, non comporta nessuna interazione col sistema, non lo vado a specificare fra le possibili interazioni di quel sistema. Sì, è un obiettivo che l'utente si può dare, non rispondere, oppure l'obiettivo che si può dare è rispondere via SMS, ma non è gestito dal sistema. E quindi questo non lo vedrai bene in un diagramma di questo genere. Ok. È un requisito funzionale non interattivo, e non essendo interattivo, cioè non richiede che il sistema interagisca direttamente con l'utente, non lo rappresento come caso d'uso, pur essendo un requisito funzionale. Noi l'avevamo detto dall'inizio che i casi d'uso servono per rappresentare un sottoinsieme di requisiti funzionali, non tutti. Ok, altre cose da fare? Per questi due poveretti pazienti, dove siamo? Beh, attesa la risposta, risponde sul sito, è questo, quest'altro non è un caso d'uso interattivo e quest'altro non è un caso d'uso per niente, quindi non c'è nulla da fare. Qui è semplicemente un'azione del sistema, qui è un dio di segnale che viene semplicemente ricevuto, quindi non richiede interazione. Questo è lo stesso di prima, quindi lo stesso caso d'uso si applica sia alla risposta se sei in lista d'attesa, sia alla risposta che se hai già un appuntamento. È finito. Quindi non ci sono altri casi d'uso per il paziente. E quelli per addetto?
e quelli appena detti sono gli stessi. Cioè l'addetto anch'esso può inserire una nuova richiesta per conto di un paziente, può inserire un appuntamento per conto di un paziente, può, può rispondere a una risposta posta appuntamento collegandosi al sito. Questo in realtà non era proprio previsto, perché dice che non tira in ballo, se non sbaglio, o sì. No, non c'è la possibilità per il paziente, quando riceve l'SMS, di telefonare al detto e dire senti, io accetto oppure non accetto. Quindi non è proprio vero che può fare tutte e tre le azioni. Può fare solamente le prime due e le possiamo mettere qua. Tutti attori primari, non ci sono attori di supporto qua. Però l'ha detto per inserire una nuova richiesta, non deve... Attore di supporto significa che tu hai, in uno stesso caso d'uso, più di una persona che interagisce, una delle quali ha l'obiettivo primario e le altre devono comunque interagire col sistema nello stesso tempo affinché l'attore primario raggiunga l'obiettivo. Quindi in questo caso significa supporto non è nel senso di vassallo, di segretario, qualcuno che ti aiuta. Il supporto significa che tu stai facendo dei passaggi in un caso d'uso, ma a un certo punto hai bisogno di un'altra persona che faccia un passaggio o più passaggi. Ma l'obiettivo è sempre il tuo. In questo caso invece, quando interagisce l'addetto è l'unico attore. È lui che ha l'obiettivo di inserire la richiesta del paziente. Ma è da solo, non ce ne sono due contemporaneamente. Questi sono o l'uno o l'altro. L'unico caso in cui potrebbe, ma non si verifica qua, in questo caso potrebbe un pochino esserci un attore di supporto, è se l'annullamento dell'appuntamento e la risposta fossero contemporanei. Allora tu hai uno che annulla, ma magari, immaginiamo, che tutto debba essere fatto in tempo reale, quindi non un sistema gestionale di questo genere, magari un gioco, un dialogo di questo genere dentro un videogioco, in cui tu puoi magari annullare una richiesta solo se contemporaneamente qualcun altro accetta di prenderla. Allora vuol dire che mentre tu fai un'azione, prima che tu possa completare quell'azione, qualcun altro deve aver risposto a una richiesta che è scatenata, derivata dalla tua azione, e serve per completarla. Allora in quel caso avremo paziente che annulla e altro paziente come supporto all'annullamento, perché lui deve fare una parte del processo. Però solamente quando i processi sono così interacciati da non poter andare avanti, se l'altro, nello stesso tempo, limitato, non è obbligato a dare una risposta. Quindi sono limitatissimi quei casi. Ok. Ci rimangono i KPI, ma ci rimane di mezzo anche un intervallo. Quindi facciamoci un caffè e poi ci dedichiamo ai KPI di questo esercizio.